Buongiorno, ben arrivati a TG2 Insieme. Siamo con voi fino alle 11 questa mattina, come tutte le mattine. Infiliamo nel mondo dell'arte, lo facciamo con Stefano Sassi. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi, grazie al tuo ospite. E se non sbaglio andiamo nel paese dei dipinti a fare una visita? Andiamo insieme a Marco Di Cavua, che insegna arte contemporanea a Napoli, e andiamo a vedere questo paese che è diventato famoso nel 1956 perché è stato il primo paese in Italia che è stato dipinto, e poi ha dato vita anche a un'associazione dei paesi dipinti in Italia, ovviamente con degli affreschi a prova di Scipio, di predatori dell'arca, come appunto si diceva prima. Vediamo il servizio, poi ne parliamo con Marco. Certo, vediamolo. Nel corso degli anni lo hanno definito in vari modi, i più come il paese dell'arte, altri il borgo dell'arte moderna, ma forse la definizione più esatta è la galleria all'aperto dell'affresco. Sta di fatto che Arcumeggia, il paesino a ridosso delle Prealpi Varesine, è stato a partire dalla metà degli anni 50 l'iniziatore in Italia della serie dei paesi dipinti, che oggi sono ben 68 e si trovano in 15 regioni. Daremo Brindisi ad Achille Furi, da Giuseppe Mignego, da Ligi Sasso. Sono decine gli artisti che nel corso degli anni sono arrivati ad Arcumeggia per lasciare la loro testimonianza, tanto da far diventare il borgo un vero e proprio museo dell'arte italiana del dopoguerra. Per le stradine del paese ci ha guidato Antonio Pedretti, l'ultimo artista ad aver realizzato un'opera. Hanno portato pittori da tutta Italia, addirittura un siciliano, un grande siciliano, Giuseppe Mignego. Uno dei primi, è una bellissima opera di Mignego, ancora ben mantenuta. E come si conservano queste opere? Come tutti gli affreschi, si autoconservano. Poi magari bisogna fargli degli interventi, fatti dei restauri. Questo è il primo affresco eseguito qui, è di Aligi Sasso. Colori ancora ben conservati. Anni che lo vedo e non mi sembra alterato, non mi sembra, magari anche perché è coperto, e comunque è ben conservato questo affresco. Questo è un Remo Brindisi, anche lui dipinto nel 57, dove ha voluto rappresentare un po' la vita di questi luoghi, no? la vita quotidiana. Ha fatto tutta la parete, ben conservata anche questa. C'è anche la gerla, che è tipica. La gerla, eccola qui, tipica di questi luoghi, del lavoro campestre. Sono quasi tutte figure, ma c'è anche uno dei massimi esponenti di quello che è stato lo spazialismo italiano, Gianni Dova. Gianni Dova, che come ben sappiamo ha una pittura informale, e la pittura informale trasferirla su un affresco diventa un po' complicato, e lui l'ha risolta semplificando le forme, semplificando i segni, ed è quasi un affresco astratto più che informale. Questo è Sante Monachesi, è stato fatto nel 50. Questo purtroppo ha perso la colorazione. È il tipico segno di Monachesi. Mentre lassù vediamo un Montanarini, il vedova romano. Molto bello, mentre lì i colori sono rimasti quasi intatti. C'è anche un tuo affresco del 2001, un affresco particolare. Sì, credo che sia l'ultimo eseguito qui. Sì, è particolare perché ho azzardato una tecnica che non è propria dell'affresco, cioè quello che abbiamo detto prima su Dova, che lui ha risolto semplificando il segno. Io non ho voluto risolvere niente, ho azzardato questa tecnica informale che non si addice all'affresco. Però bene o male è uscito qualcosa. È uscito.
Ma che meraviglia, Stefano Sassi, che sì, bello. Veramente un bel posto che io non conoscevo, e inviterei tutti coloro che non lo conoscono e passano da quelle parti, perché il posto è meraviglioso, sta sopra il lago di Varese, è chiuso in una valle. Poi a noi siamo stati premiati 3 settimane fa con la prima neve, quindi ha dato anche un... ancora più suggestivo. Esattamente. Poi dobbiamo ringraziare Antonio Predetti che ci ha accompagnato, poi vedremo un servizio proprio dedicato a lui per vedere chi è, che lui è di quella zona. Ma con Marco Di Capua, c'è questa cosa che è tutto deserto. Tu mi dicevi prima che c'è un rapporto famiglie Murales, esatto. Da 25 famiglie, sono più Murales delle famiglie, esatto. È un mondo della pittura, ma questo tecnicamente appunto li chiamerebbe Murales, ed è una cosa interessante perché è come se fosse in anteprima una specie di nostra molto italiana street art in anteprima rispetto a tutto quello che è successo, con una nota da dire. Questo si vede bene come la pittura, quando ricopre i muri di un luogo, anche all'aperto, se è condivisa dal luogo, se è richiesta dal luogo, è una ricchezza enorme. Cioè diventa una specie di spettacolo a cielo aperto, dove prevale molto lo sguardo collettivo piuttosto che quello privato, perché la pittura chiede spesso lo sguardo privato, da uno a uno, no? Tu sei faccia a faccia col quadro. Queste sono opere che chiedono sguardi collettivi, ma condivisi dalla popolazione, certo. Quindi richiesti, desiderati dalla popolazione. E questo non sempre con la nostra street art attuale succede. Ecco, questi furono proprio desiderati dalla popolazione locale perché il paese si era svuotato completamente. Quindi l'amministrazione provinciale di Varese, del turismo, nella sezione turistica, decise questa operazione proprio per far ritornare la gente in questo posto che nell'antichità era stato una sorta di posto di scambio con la vicina Svizzera. E quindi hanno pensato di fare questa operazione, tant'è che lì c'è anche la casa dell'artista, dove gli artisti venivano ospitati, dormivano lì, no? E poi insomma c'è anche la bottega dove usavano tutti gli arnesi per poter produrre questi affreschi. Un posto veramente bello, perché è bella anche la strada, una piccola strada per salire, insomma è una cosa da vedere. E poi se c'è un secondo, volevo dire una cosa dal punto di vista proprio dello stile. Vedi, quando si dipinge all'aperto, per sguardi fuggevoli, no? Fuggitivi in qualche modo, si tende, poi si deve dipingere all'aperto, quindi la pittura sopporta anche le intemperie. Sai che certo. Munch, grande pittore, esponeva, metteva, diceva, faccio fare una cura da cavalli ai miei quadri, perché li metto all'aperto, alla neve, alla pioggia, cioè quindi diciamo che la pittura sopporta tutto, sta benissimo sempre. Però è interessante l'idea che gli artisti quando dipingono in questo modo non ci vanno di fino, ma cercano una comunicazione molto intensa, molto l'impatto, stilizzano molto, i colori si amplificano, questo per catturare un po' di più, no? L'attenzione. E adesso l'amministrazione farà anche delle opere di restauro, perché alcuni, abbiamo visto, stanno perdendo un po' il colore, certo. Altri si mantengono molto meglio. Anche perché i più vecchi ormai sono oltre 50 anni che sono stati fatti. E quindi vedremo che cosa... Certo, i soldi, mi diceva il sindaco, non sono molti, però... Immaginiamo. E poi quello che mi ha colpito è la varietà degli artisti presenti. Poi sai, queste cose succedono, questi fatti. Cioè si chiama l'artista a collaborare alla estetizzazione di un luogo pubblico nei momenti di rinascita, guarda caso è stato negli anni 50, no? Esatto. Un po' come Roosevelt nel New Deal, che chiamò gli artisti a dipingere a New York in questi termini. Quindi diciamo che c'è un lato molto positivo, politicamente positivo, in queste chiamate a raccolta degli certo, artisti. Certo, l'arte che di solito va di pari passo con un'economia fiorente, no? Anche con un bisogno di rinascita, anche di vita, certo. Sì, rinascimento. Esatto. È un nuovo rinascimento. Senti, adesso andiamo a vedere chi è Antonio Predetti. Cioè siamo curiosissimi. Quello che mi ha accompagnato, l'artista molto bravo che ha avuto un successo mondiale. Prima vediamo il servizio e poi ti spiego come l'ho avuto. Vediamo. Se ad Arcomeggio Antonio Predetti si è cimentato nell'affresco, il suo lavoro quotidiano resta la pittura.
Nato come astrattista concettuale, Pedretti è lentamente ritornato alla figura, o meglio al paesaggio, e proprio su questo tema ha raggiunto l'apice del successo, sancito con la partecipazione alla Biennale di Venezia di 2 anni fa. L'arte di Pedretti è composta da sensazioni forti e il paesaggio che propone è sempre alla ricerca di situazioni particolari: paludi, canne, ruscelli, campi incolti coperti di neve, montagne. Il tutto condito con colori forti, giallo, rosso, oltremare, bitumi. Informale, concettuale o paesaggista? Che artista è? Ma forse un po' la sintesi di tutte queste cose che ho attraversato, no? Soprattutto l'informale, io ho fatto 10 anni di pittura informale, che poi non mi bastava e ho avuto l'esigenza di riappropriarmi dell'immagine, e la mia immagine appunto scaturisce dalla pittura informale. Nella tua opera è molto importante la natura, perché? Ma la natura, diciamo che è un luogo più che anche fisico, ma è diventato un luogo della mente, dove ci sono tutti gli elementi pittorici che mi permettono di realizzare questo mio bisogno sempre pittorico. Tu usi delle tecniche, diciamo, molto d'avanguardia, poco pennello, molte spatole, addirittura abbiamo visto una lametta da barba. Ma sì, sono gli strumenti un po' tipici della pittura informale. Poi dopo io me li sono personalizzati, se così si può dire, nel senso che per ogni immagine ha bisogno di una sua realizzazione. E allora qualsiasi cosa mi capita sotto mano, io la adopero, l'importante è che mi risolva in quel momento quel problema. Le tue opere hanno girato il mondo, lo stanno girando e soprattutto lo gireranno nei prossimi mesi. Un messaggio che tu porti attraverso la pittura, i tuoi quadri, diciamo molto universale, appunto qual è? Io ho già fatto mostre, ad esempio in Sud America, e la cosa che mi ha gratificato molto è che la gente mi ha capito, ha sentito, cioè il mio paesaggio, le mie immagini non si devono vedere, ma si devono sentire. Che bella questa frase con cui hai chiuso. Allora ti dirò, lui ha citato queste mostre che ha fatto in Sud America, perché è lì che dicevo prima del suo successo mondiale, sì. Perché ha fatto una serie di opere legate all'Amazzonia. Però Marco lo conosce bene perché l'hai avuto in una mostra, sì, che hai preparato te. Pure una mostra qualche anno fa, la Molevo Italiana, dove ci sono tutti i pittori cosiddetti figurativi. Considerate questo, che lui è uno di quei pittori che fa due cose strane secondo il sistema dell'arte contemporanea: uno, dipinge figurativo; due, dipinge la natura. Cioè è come se avesse preso l'autostrada contro mano rispetto a tantissimi stereotipi che oggi vanno molto di moda, e questo è molto interessante. Bello, Stefano Sassi, grazie di averci portato in questo paese del dipinto, di averci fatto conoscere questo personaggio davvero fantastico. Abbiamo visto che appunto nel paese del dipinto è arrivata la neve, vediamo un po' che tempo fa nel resto d'Italia, vediamo.